Serena, che bello, tra un poco arriva il Natale. Guarda, sono già pronto per la messa di mezzanotte. Sì. Guarda, bellissimo Daniele, però in come realtà Bart Simpson, però guarda, sì, uguale, fra l'altro fantastico, però in realtà tu parli così perché non pensi a tutto quello che c'è prima di Natale. Serena, ma che c'è prima del Natale? Ci sono i regali, bisogna sì. fare i regali, tanti regali. I regali, Daniele, i regali. Tu pensi ai regali quando qui si sta consumando un dramma. Guarda, lunedì 2 compiti in classe, martedì un compito in classe e un'interrogazione, mercoledì 3 compiti in classe, io non ce la faccio più. Se anche il vostro diario scotta come quello di Serena, seguite questa puntata. Ci sono due soluzioni. La prima è quella di camminare a torso nudo sotto la pioggia per cercare di prendere l'influenza. La seconda, che chiaramente consigliamo, è quella di sfruttare bene il tempo a disposizione. Per cui se domani devo prepararmi, ad esempio, per due compiti in classe e ho solo un pomeriggio o una serata a disposizione, divido il tempo che ho in base al numero di materie e alla priorità che hanno. Ad esempio, se in una materia vado male, dovrò dare più tempo a quella piuttosto che un'altra in cui vado meglio. Dopodiché, cercare di rispettare quel programma. Ad esempio, se mi do 2 ore di tempo per studiare italiano e cerco di rispettare questa tabella di marcia, in genere sarò molto più veloce che, ad esempio, quando non mi do alcun tempo e alcun limite da rispettare. Inoltre posso accelerare il processo, ad esempio dandomi un premio alla fine quando raggiungo l'obiettivo, che magari potrebbe essere un quarto d'ora di svago, potrebbe essere andare su Facebook, insomma svagarsi. Questo aiuta anche il cervello a riprendere le energie, a fare tabula rasa per poter poi studiare una nuova materia. Non esiste una regolamentazione riguardante il numero massimo di compiti in classe da fare in una settimana, però su questo si è espresso il patto educativo di corresponsabilità, che vi ricordiamo dare solo delle linee guida a cui possono le scuole decidere se adeguarsi o meno. Questo patto comunque segna come limite massimo di compiti in una settimana quello di 5 e in un giorno quello di 3. Purtroppo ogni studente è passato in questa situazione, tanti compiti in classe in pochi giorni, addirittura concentrati nello stesso giorno. Questo accade perché i professori tra loro non hanno molte occasioni di parlare nella normale quotidianità della vita scolastica. Pertanto è opportuno che siate voi a fare da tramite tra i professori e facciate da mediatori in questa situazione. Se poi i prof in qualche modo non vogliono ascoltare le vostre richieste e c'è stato effettivamente in passato un problema di troppi compiti in classe in pochi giorni, è opportuno che ne parliate con i vostri rappresentanti di classe, con i rappresentanti dei genitori, perché in consiglio di classe si discuta di questo problema e si trovi una soluzione.